Ciao a tutti, domani ricorre il 37esimo anniversario della strage di Bologna. 37 anni di presa in giro da parte dei governi di destra e di sinistra. La tanto promessa desecretazione degli atti oggi ancora non funziona e i risarcimenti ai familiari delle vittime della strage non ci saranno neanche quest'anno. Ma noi, purtroppo, che sarebbe finita a tarallucce vino, lo sapevamo già 2 mesi fa. Come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto la trattazione urgente di questo oggetto a seguito della notizia del mancato stanziamento all'interno della manovra correttiva degli indennizzi alle vittime delle stragi terroristiche. È inutile che lo dica, a Bologna questo è un tema sentitissimo, è una ferita perennemente aperta. Purtroppo però ogni anno ci troviamo ad assistere alle passerelle del politico di turno, dell'esponente del governo di turno, che viene qui, ci riempie di promesse e poi ci lascia con dei bellissimi titoli di giornale, però non mette mai in pratica le promesse che vengono a fare qui. Quello che chiediamo è un impegno concreto. Il lassismo su questa vicenda non è più accettabile. Il prossimo 2 agosto ci ritroveremo esponenti di questo governo che verranno senza portarci fatti concreti. Allora io mi aspetto da parte di tutti quelli che saranno presenti alla commemorazione quantomeno una presa di distanza verso chi promette e non mantiene mai. E rispetto a quanto sosteneva la collega Piccinini, la nostra risoluzione chiede proprio quello che lei ha detto e quello che ho esplicitato io precedentemente. Chiede di intervenire, di trovare le risorse per le vittime delle stragi, quindi non solo parole, e chiediamo al Presidente di sensibilizzare appunto il governo su questo tema perché si arrivi a una soluzione. Quindi non sono parole vuote, non sono parole vuote, non sono parole vuote, non sono parole vuote, sono situazioni concrete. Come ogni anno parteciperemo alla commemorazione delle vittime, ma prenderemo le distanze come cittadini da questo governo PD di eterni bugiardi.